È stato presentato il bando Restart per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio. In particolare ci sono 13 milioni di euro dal 2016 al 2020, fondi ripartiti in maniera decrescente. In particolare ci si è concentrati sui filoni B e C. Quello B1 è destinato al finanziamento di eventi e iniziative individuati dal Comune dell'Aquila, dunque ci sarà la distribuzione delle risorse direttamente da parte del Comune. Si andranno a finanziare, come sempre, ha detto Biondi, i cantieri dell'immaginario, la perdonanza, Harper, il jazz e il Festival della Montagna. Il resto andrà a bando, ha detto Biondi, che piaccia o meno. Il filone B2 è destinato al finanziamento di eventi e iniziative proposti a seguito di avviso dagli stessi soggetti che si occuperanno della loro attuazione. La novità è anche il filone B2B per l'incubatore di creatività. Il filone C invece si riferisce a iniziative e attività ricadenti nel territorio dei comuni dell'area del cratere e da questi individuate attraverso specifici bandi rispondenti alle linee di politica culturale e sociale elaborate dalle singole le amministrazioni comunali. Infatti era presente anche il sindaco di Castel del Monte. Tra l'altro il sindaco Biondi ha dato anche una buona notizia. Sono state reintegrate delle risorse a 4 istituzioni aquilane che avevano subito un taglio grazie all'approvazione della delibera con cui si è arrivati all'accordo di programma stipulato con MIBAC e Direzione Generale dello Spettacolo. Dunque l'ISA avrà 94.000 euro, la Barattelli 17.000 euro, 62.000 euro circa il TSA, Teatro Z 20.000 euro circa. Solisti ed Emotion, ha specificato Biondi, avevano già avuto l'integrazione. Si tratta di una quota delle risorse pari a 13.2 milioni che sono di diretta gestione del Comune dell'Aquila e che sono all'interno dei famosi fondi Restart del 4% della ricostruzione. Le prime due annualità sono state già spese, adesso presentiamo le linee guida 2018-2020 in cui invertiamo totalmente la rotta rispetto al passato, non più assistenzialismo, chiamiamolo così, in favore delle istituzioni FUS o di quelli che presentano i progetti, ma attività di sostegno affinché queste iniziative possano camminare sulle proprie gambe a partire dal 2021, quando non ci saranno più questi fondi, di cui noi comunque chiederemo un reintegro, però non siamo certi ad oggi. Le novità sono rappresentate appunto da questo, le novità sono rappresentate anche dal fatto che inseriamo tra le istituzioni finanziabili quelle che hanno il fondo FUS per il cinema.